più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle piccole e medie imprese. Rappresentanza sindacale. Provvede alla gestione e allo sviluppo delle relazioni sindacali, definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Tutti stessi sono. Monno ha stato e monno è. Che mi conta mia? Tutti i cosi si mangiano. Ma a te che ti interessa? A sa spurugio nuid. Mi ne stai fu... Eccoci, informazione di Teliblea sul canale 13 e sul canale 110. Parleremo di turismo, ma anche del Consiglio Comunale, parleremo di bullismo e poi lo sport. Però volevo aprire con una fotografia, che è la foto di una compagnia aerea, che non è né l'Aerolinee Siciliane né altre cose, ma è l'Air Italy. Allora l'Air Italy è la succedanea della Meridiana, che voi ricordate era una compagnia all'avanguardia, allora c'era l'Italia e la Meridiana. Perché dico questo? Perché vedete, oggi come oggi, avere compagnie che facciano un lavoro serio, dice ma che le low cost non sono serie, no, ma avere compagnie che fanno un lavoro serio è molto difficile, e la concorrenza spietata, senza regole, che va sul sangue di compagnie con le low cost più famose, costringe poi le compagnie che io posso definire un po' più serie, non che le altre non lo siano, ma queste un po' più serie, praticamente a fallire. E qui è la battuta che voglio fare, è questa. Mi piacerebbe sapere se ora, siccome la compagnia è anche dell'Aga Khan, no? E voi sapete chi è l'Aga Khan, allora se ora nell'immaginario collettivo, come è accaduto quando si parlava per esempio della Wingjet, che ci metteranno sempre negli articoli fallita nel 1997, fallito nelle cose, perché è bello pensare che se è fallita l'Air Italy con l'Aga Khan, possiamo dire all'Aga Khan che è fallito. E questa è un po' una specie di rivalsa, come che serve a dire, per personaggi che noi conosciamo, che ogni volta vengono triturati in questa macchina
della maldicenza, che non riesce mai a dimenticare per alcuni personaggi i fatti precedenti, per altri. C'è mai qualcuno che ha detto che i vertici dell'Alitalia sono falliti? Eppure sono falliti da quattro volte, e non sono falliti perché li abbiamo salvati noi con i soldi nostri. C'è qualcuno che dice ora che l'Agacan è fallito? No, ma se andiamo a parlare delle aerolinee siciliane, vedrete che c'è qualche giornalista un po' scorretto e spesso anche ignorante che dice del patron Crispino fallito nel 92, che poi non è vero che è fallito, ma la compagnia chiuse, come è giusto che possa capitare. Ecco, queste sono l'apertura di questo nostro indice e il nostro telegiornale a difesa di coloro che in questo settore si battono fortemente. A proposito di questo, vi ricordo che giorno 14 la compagnia aerea Aerolinee Siciliane terrà una conferenza stampa a Catania per presentare il progetto e tutto, anche se devo dire che non sembra ci siano cieli sereni per poter utilizzare Comiso. Dice perché? Perché purtroppo Comiso è una realtà che è convinta, chi gestisce Comiso, di avere in mano il JFK, che sarebbe l'aeroporto di New York, Heathrow o anche addirittura Malpensa o Linate, e non si rendono conto che invece devono andare vicino alle compagnie e magari offrire dei prezzi che siano veramente interessanti. Ma non tocca a me parlare di questo, lo facciamo dire poi a chi di dovere nella conferenza stampa. Chiudiamo questo argomento e apriamo quello di cui parleremo oggi, e io voglio dedicare questa apertura, che poi ci dedicheremo molto alla questione turismo, consiglio comunale eccetera eccetera, lo voglio dedicare al bullismo. Ieri ne avevo fatto cenno perché oggi all'Avis, nella sala Avis, è stato organizzato questo incontro, e noi abbiamo tre brevi interviste che faremo sentire, perché uno dei grossi problemi che vengono evidenziati nelle scuole è proprio quello del bullismo. Cioè ci sono, e anche della, come posso dire, della incapacità relazionale di molti ragazzini, nonostante lo sforzo di maestre, professori, insegnanti, educatori, psicologi, la incapacità di relazionarsi. Allora, andiamo con la prima intervista che ha realizzato Teresa Guarnuccio, che ci spiega appunto qual è il senso l'assistente sociale Conti. Vediamo. Affrontiamo l'argomento appunto di emotività e aggressività non solo a scuola ma anche in società con il dottor Fabio Conti, che è assistente sociale. Lei è stato uno fra i relatori di questa tavola rotonda, di questo momento di grande condivisione e di riflessione. Allora, dal punto di vista della famiglia, del contesto famiglia o comunque delle altre realtà, delle altre agenzie esistenti nel territorio, educative e non, come si può intervenire, e voi che avete il polso della situazione anche. Allora, proprio questo è il punto, cioè se noi ci concentriamo su quello che è il minore, nello specifico l'adolescente, è una fase abbastanza complessa della vita che è caratterizzata da tutte quelle problematiche che da sempre hanno caratterizzata. Quello che veramente è cambiato invece la società è quello che circonda questo minore, che è molto diversa. Negli ultimi 10 anni ha subito delle trasformazioni enormi e oggi mancano quei punti fermi, quei punti di riferimento che servono al minore a saper attraversare questa fase, magari a saper interpretare e leggere le emozioni, a saper gestirle, a saper gestire l'aggressività. Spesso si vede ad esempio la scuola, che fa parte della società, alle volte si mostra quasi impotente rispetto a certe situazioni, così anche come la famiglia, che da un lato si tende ad avere un atteggiamento troppo protettivo, da un altro lato si è confusi alle volte. È la società che si deve riscoprire nelle sue varie identità,
È fondamentale questo per poter ridare dei punti fermi ai ragazzi. Ma l'aggressività o comunque l'emotività aggressiva, diciamola così, insomma, le varie emozioni che fanno parte dell'umanità sono sempre esistite. Adesso perché c'è forse un ispessimento di queste emozioni, cioè un ingrandimento di queste emozioni? C'è una difficoltà da parte del sistema di gestirle, aiutare i minori a gestirle. L'esempio scuola, qual era l'arma più forte che aveva un tempo la scuola per gestire i minori? L'alleanza scuola-famiglia. Quando un ragazzino riceveva una nota, solo una volta, adesso è ancora, dovrebbe essere ma ancora non lo è più. È quello che succedeva un tempo, quando si riceveva una nota, un patto educativo, un brutto voto. Non era tanto il brutto voto in sé o la nota, ma la reazione poi della famiglia. Oggi la famiglia tende a schierarsi col minore, non si è capito, sta sbagliando. Quindi non solo si dà un'idea di onnipotenza al minore perché ha la protezione da parte della famiglia che ha interrotto l'alleanza con la scuola, ma inoltre abbiamo eliminato un punto fermo, perché la scuola in questo modo non sarà più un punto fermo per il ragazzo. Questo vale per la scuola come per tutto il resto. Se c'è questo atteggiamento, addirittura dico questo, io ho assistito al dialogo di genitori che criticavano la polizia perché avevano tolto la patente nel momento che avevano trovato i ragazzi con il livello d'alcol. Allora, andare a criticare un poliziotto che fa il suo dovere, quale messaggio rappresenta comunque lo Stato in quel momento? Rappresenta lo Stato, ma poi quale messaggio si dà al ragazzo? Il ragazzo non ha importanza se ha bevuto tanto o poco, chi beve non deve guidare, perché mette a rischio la sua vita, ma soprattutto quella degli altri, ha una responsabilità su quella degli altri. Quindi se la polizia agisce in quel modo, una famiglia sana dovrebbe raddoppiare la pena anziché schierarsi col minore contro il poliziotto, ha esagerato, parlavano di abuso di potere, no? Di tutto, per andare a difendere i minori. Quindi in questo contesto è difficile poi dare dei punti fermi, per questo anche poi questi fenomeni vanno ad esplodere, perché abbiamo perso i margini di controllo. Questo è il tema che naturalmente viene ribadito, viene ribadito anche nelle altre interviste che ora sentiremo. Però guardate, io vorrei anche dare un po' di colpa ai genitori. Tutti abbiamo le stesse difficoltà, sappiamo come sono i ragazzi, chiaramente io sono di un'altra generazione. E sì, c'erano i telefonini, ma non erano così essenziali nella vita nostra. Io parlo degli anni 90, cioè c'erano, costavano 4 milioni l'uno ed erano mattoni tanto, poi via via, ma non erano così essenziali. Ci ammazzavamo per avere il telefonino più piccolo, perché andava di moda quello piccolissimo, che uno una cosa tanta. Ora invece ci ammazziamo per averle sempre più grossi e per poter fare tante cose. Allora, che il telefonino sia importante, su questo non c'è dubbio, non sapremmo vivere senza, e ne sono convinto, ma io credo che a scuola non bisognerebbe poterlo portare, dice ma non lo facciamo entrare, insomma tutte queste cose. Ora, sentiamo anche gli altri due interventi, parliamo di bullismo, parliamo di questi problemi con le due interviste che ora vediamo. Sentiamo un altro relatore, dottor Bartolomeo Favacchio, psicopedagogista e psicologo. Allora, questi sono fenomeni che sono in grande aumento, cioè stanno aumentando in modo esponenziale l'emotività e l'aggressività a scuola, quindi anche la gestione delle emozioni, riconoscere le emozioni, la cultura delle emozioni. Come si può fare? Lei ci può dare delle dritte? Sì, la dritta è quella di lavorare sull'educazione emotiva a partire dalla scuola materna, perché non ci può essere un'esplosione di aggressività
alla scuola superiore senza che si sia manifestata prima all'interno della scuola materna. Allora il lavoro parte dalla scuola materna e poi piano piano si costruisce nel soggetto la capacità di regolare le emozioni. L'aggressivo è un soggetto che ha un disturbo nella capacità di regolare le emozioni. Per regolare l'emozione ci vuole educazione emotiva, che parte da piccolini, dai 6 anni praticamente, e piano piano... E dalla famiglia, dottore? Ora ci arriviamo. La famiglia praticamente è l'altro punto cruciale. Praticamente la famiglia dovrebbe impartire la corretta educazione, cioè la famiglia deve essere autorevole e quindi nell'educazione ci vuole fermezza e amore. Basta che mancano la fermezza e l'amore che praticamente lo stile educativo diventa disfunzionale, e con uno stile educativo disfunzionale si modificano alcuni tratti di personalità, per cui esce fuori l'aggressività. La cultura della gentilezza, di cui si parla tanto in questo ultimo periodo, come va diffusa, come va trasmessa? Attraverso l'esempio. I primi che ci dovrebbero dare questa cultura sono i politici, i quali praticamente ci danno una cultura dell'aggressività verbale. L'aggressività verbale è chiaro che poi si manifesta passando all'altro, si può vivere come aggressività corporale. Allora, la gentilezza è una delle emozioni positive di cui ha parlato la Fredrickson, ha praticamente portato avanti una teoria dell'ampliamento e della costruzione. Lei cosa dice? Che dobbiamo togliere le emozioni negative, che sono rabbia, odio, ira, e invece tramutarle in emozioni positive, che è la gentilezza, la gioia, la felicità, l'empatia. Dove c'è l'empatia non c'è né l'aggressività né l'odio. Il professor Carmelo Massari, responsabile dell'area scolaris provinciale di Ragusa. Allora, lei ha relazionato anche in conclusione, poi sia all'inizio comunque in medium e anche in conclusione di questa tavola rotonda, proprio sottolineando anche l'uso dei dispositivi elettronici, insomma dei telefonini, diciamo, chiamiamoli col loro nome, in modo smodato, e poi anche la musica che ascoltano questi ragazzi, che tipo di musica ascoltano. Ci abbiamo degli esempi poco edificanti proprio in questo ultimo periodo. Sì, in effetti nell'ultimo intervento, alla luce delle mie esperienze dirette anche sia come ex dirigente ma anche come nonno, ho potuto constatare che notevoli responsabilità oggi sono nei genitori, specialmente i genitori di oggi. Nell'ambito della tematica emotività e aggressività a scuola, cosa fare? Io accennavo all'inizio, quando ho aperto i lavori, che una delle cose essenziali, una strategia, è il patto educativo, che non deve essere sulla carta, ma un patto educativo di corresponsabilità tra docenti, dirigenti, famiglie, le famiglie e le istituzioni, che sono i comuni, le associazioni sociali, che dovrebbero interfacciarsi, sottoscrivere un patto educativo, laddove la famiglia non minaccia gli insegnanti, i dirigenti, eccetera, ma la famiglia sia d'esempio e sia uno dei nodi importanti di questo patto educativo. Attraverso il dialogo attivo, l'ascolto. Attraverso il confronto, l'ascolto e lo sportello di ascolto. Ma quando vediamo effettivamente che nella realtà poi l'uso smodato di smartphone in mano addirittura dei bambini delle elementari e l'uso di smartphone fatto dai quei genitori che dovrebbero dare l'esempio, allora io mi preoccupo, sono veramente preoccupato di quale possa essere la società del futuro,
vedendo anche gli esempi che la TV di Stato dà in certe trasmissioni come quelle recenti del Festival di Sanremo. Popolare nazionale, ma deve essere più educativo possibile e non vado oltre. Questa è Teleiblea. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo. Falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo, telefono 0932 777 169, www.inventadesign.it. Un convegno veramente interessante, affrontando problemi molto seri. Cambiamo argomento e andiamo a parlare di nuovo del porto di Pozzallo, ma attenzione, mi ricordo quello che ha detto l'assessore Falcone quando è venuto venerdì, ha detto: martedì sarò a Roma per parlare della 514. In verità non abbiamo nessuna notizia, quindi questa sua foga di andare a Roma non sappiamo se ci è andato, ma sarebbe bello sapere se è andato a Roma e che notizie ci sono della 514. Mentre invece vi ricordo che parlava di agosto per poter percorrere il tratto che va da Rosolini a Ispica, e già sarebbe qualcosa. Per quanto riguarda la stazione passeggeri di Pozzallo, una cosa che mi lascia un po' perplesso è la questione della gestione del porto. Perché guardate, abbiamo scoperto una cosa, che in Sicilia ci sono praticamente tre autorità portuali. La terza, le prime due, Messina, la terza comprende i porti di Augusta e Catania. Rispetto alla classificazione sopra riportata e la situazione confronto che parla, parlando degli altri porti, sia il porto di Pozzallo che quello di Siracusa rimangono fuori dall'autorità di sistema portuale nazionale, per cui per quanto riguarda la provincia diventa indispensabile e non più differibile la istituzione di un'autorità di gestione regionale per l'importante scalo marittimo ibleo. Cioè, dice l'associazione confronto, mi pare una cosa intelligente, se non facciamo parte di nessun sistema portuale, perché ci hanno lasciato fuori, perché mi pare che siamo i ciunniche tutte e via, cioè non vi vogliamo da partita, dice, però porca miseria, troviamo una soluzione per dare un'autorità di gestione al porto, anche considerando che per esempio la stazione è tornata ad essere tutta l'area della provincia regionale. Ora sappiamo che delle province ci si sta battendo per le province, per ritornare ad avere le province veramente, però è anche vero che non si può tenere tutta questa struttura, 100.000 passeggeri, 200.000 passeggeri che fanno avanti e indietro ogni anno e non sappiamo neanche di chi sono, e vi posso anche dire che non pagano nulla. Se andate in un qualunque porto c'è della tassa di imbarco, qui non si paga. Dice: vuoi farci pagare di più? No, però la tassa, 100.000 persone che pagano 2 euro già su soldi, no? Capite? Che potrebbero servire in qualche modo. È la cosa di cui parliamo. Parliamo ora, andiamo un attimo al comune di Ragusa, perché vi dico che c'è il consiglio comunale. Ma a parte questo, c'è un'iniziativa interessante del comune
che dovrebbe essere comunque per tutti, perché ci sono stati degli incontri in questi giorni per coloro che sono portatori di interessi nel prossimo piano regolatore generale. Voi sapete che i piani regolatori sono la delimitazione del futuro di una città. I nostri piani regolatori di tanti anni fa dicevano che Ragusa sarebbe arrivata nel 2020 a 90.000 persone. Siamo calati, perché come in tutta Italia purtroppo la popolazione diminuisce e quindi è inutile fare progetti così grandi, cerchiamo di fare meglio quello che sappiamo fare e anche rimettere a posto la questione del centro storico. Sulla questione del centro storico torna ad essere interessante il problema del posteggio a Ibla. Ci sono situazioni contrastanti, domani cercheremo di capire se questo posteggio sotto la città di Ibla si può fare o non si può fare, piuttosto che continuare a fare navette e cose varie, mi piacerebbe piuttosto avere il posteggio. A questo punto andiamo a parlare di turismo, perché ieri si è conclusa la BIT, c'è un comunicato stampa dell'assessore Maglio Messina che dice: siamo stati meravigliosi, ci vogliamo dare il premio perché siamo i più belli di tutti. Mi pare un po' esagerato, però a questo punto apriamo questa ampia pagina con l'intervista a Ciccio Barone e poi l'ospite in studio per Malcomune. Vediamo. La sono due, intanto anche il Giro di Sicilia che torna a passare a Ragusa, sceglie anche Ragusa Ibla, per cui anche gli elicotteri praticamente della RAI troveranno per il suo anno consecutivo Ragusa Ibla, diventa una promozione turistica del territorio. Ma quello più importante è stata la possibilità di incontrare il CEO di Blue Air assieme al loro Destination Travel e anche al Country Manager Italia, perché si è parlato di una serie di iniziative che possiamo fare insieme. Innanzitutto organizzare un education con circa 40 tour operator, che sono tour operator che vengono dal Piemonte e dalla Romania, da fare dopo il 19 aprile, perché l'11 c'è la Pasqua italiana, il 19 c'è la Pasqua ortodossa, il 19 aprile, per cui questa data verrà decisa, perché proprio giovedì alle 4 abbiamo convocato tutte le associazioni di categoria degli albergatori per iniziare a studiare un pacchetto, perché loro vogliono lanciare un progetto che è legato al barocco e soprattutto anche al food e anche al mare. E poi soprattutto anche quello che per i periodi in cui parliamo anche di bassa stagione, in cui non è ancora alta stagione, parliamo fino aprile, maggio e il mese di ottobre, quella di creare un pacchetto, anche grazie alla Brunelli, soprattutto per quanto riguarda il Torino Comiso, cioè di creare un pacchetto con tre notti, di cui una notte la regalano gli albergatori, due notti verranno pagate, e che il Comune di Ragusa mette a disposizione un transfer dall'aeroporto alle strutture turistiche e la disponibilità la domenica di una guida guidata della città. Tutto questo, lo possiamo dire, è a costo zero per il Comune, perché anche il link che verrà indirizzato nella pagina di Blue Air, dove ci sono le sito e le prenotazioni, ce lo danno a titolo gratuito, dove saranno poi elencate appunto tutte le strutture che stanno aderendo a questa importante iniziativa, così come la possibilità che noi creeremo uno speciale che potremmo inserire anche gratuitamente nelle pagine della rivista di bordo di Blue Air, anche per lanciare questa iniziativa. Insomma, c'è un vero accordo con marketing, loro chiedono in cambio anche alle strutture la possibilità di poter mettere un loro reindirizzamento del link, lo faremo anche nel sito del Comune di Ragusa, sta iniziando per cui questo percorso che potrebbe portare, visto che poi le persone hanno la possibilità di dormire veramente pagando solamente due notti ed avere alcuni servizi che sono tutti a pagamento, questo è un modo anche per lanciare inizialmente anche la tratta e poi soprattutto, se funziona, utilizzerà questa forma di pacchetto anche nei periodi di bassa stagione per il Comune di Ragusa. I soldi della stagione utilizzati saranno esclusivamente i costi del trasporto dell'autobus dall'aeroporto alle strutture turistiche dove si faranno questi pacchetti. Sì, che erano circa 140.000 euro, non sono stati utilizzati, ritorneranno nella tassa di soggiorno queste somme. Noi in questo momento non siamo favorevoli a dare soldi all'aeroporto, noi siamo disponibili a fare servizi come può essere il transfer, così come anche abbiamo incontrato anche altri tour operator che sono interessati già nel 2021, perché per esempio la BIT è una fiera a cui non mi piace a me tantissimo, perché già siamo a febbraio, siamo fuori stagione, non è più una fiera per il 2020, è una fiera per il 2021, per cui tutti gli accordi che abbiamo incominciato a prendere anche per il futuro 2021, noi abbiamo detto anche ad alcuni voli charter o ad operatori che vengono in questo momento anche dai paesi dell'est e sono interessati anche su Ragusa, che noi siamo disponibili a dare servizi. Il servizio che diamo è il transfer da chi investe nel territorio, dall'aeroporto
alle strutture turistiche. Questo è un servizio che noi come comune vogliamo dare, ci crediamo, e questo sarà utilizzato dal stesso giorno. Sarà solamente questo i soldi che spenderemo per le trattenere. Oltre a questo abbiamo due o tre contatti buoni che in questo momento non mi voglio sbilanciare, perché c'è stata insomma la voglia e la collaborazione che mi ha trovato a Milano in alcuni colloqui fatti anche con la D dell'aeroporto di Comiso, Rosero di Bernardo, che su questo è stato molto attivo. Però io sono qua a San Tommaso, questa cosa, se finché non viene concretizzata, ti posso dire che ci sono due o tre ipotesi importanti per il 2021, soprattutto con Tour Operator, che voglio investire con dei charter sull'aeroporto di Comiso, in cui anche loro stessi hanno chiesto eventualmente solo il transfer, non vogliono soldi, non vogliono niente. Noi su questi, su quelli che quando ti porteranno 180 persone, facciamo un'ipotesi, mettere tre pullman per il Comune Ragusa, ma 180 turisti che investiranno nelle nostre strutture turistiche, perciò porteranno denaro lì nel nostro territorio, per noi mettere tre autobus, credimi, non è nulla, e questa è una cosa che noi ci creiamo a fare, perché è questo che bisogna lavorare. Le fiere, quando si fanno le fiere, bisogna saperci andare, prendere i contatti, studiare, perché non è che noi ci siamo andati in fiera così tanto per andarci. Questi contatti sono stati presi già prima, sono stati rapporti di collaborazione che poi si sono concretizzati all'interno della fiera. Ma la fiera è stato l'atto finale di una serie di accordi dove poi si sono stati presi perché determinati operatori turistici si trovano in fiera. Ma ripeto, la BIT è una programmazione 2021, non 2020. Questo è il barone pensiero, come si dice, dopo che è tornato dalla BIT, questo posto molto ambito ai tempi passati, ora un po' meno, anche se sta tornando in auge, ci si ritorna a andare. Si muove qualcosa. Penso che il Comune non ci andasse da chissà quanti anni, non mi pare. Beh, in effetti non è che c'era una presenza del Comune del Ragusa. C'era, l'assessore che ha chiuso questo accordo di mattina, ha colto l'occasione di essere presente alla conferenza stampa del Giro di Sicilia con l'assessore regionale al turismo. È stato confermato che la tappa passerà dalla Siracusa Licata, mi pare che passerà da Ibla e da Ragusa. Passa, non si ferma. No, non c'è né arrivo né partenza, però passa, ci sono gli elicotteri, fanno le riprese. Ricordo che del territorio. Ecco, ricordo che qualche anno fa fu proprio così, passò da Ibla, no? Sì. Però poi nell'attimo fecero lo spot pubblicitario e Ibla non si vide, però sono cose, non l'hanno fatto apposta, voglio dire. No, non l'hanno fatto. Poi d'altra parte è il loro interesse suscitare, diciamo così, seguito in questo tipo di manifestazione, perché poi è riprovato che chi si segue la tappa per vedere le immagini del Ragusa. Quindi tu l'altro giorno hai scritto nel tuo giornale che non si capisce bene chi è l'assessore al turismo in questa città. Vabbè, quello è stata una battuta, perché c'è stato un errore, perché l'assessore al turismo del comune di Noto ha invitato l'assessore al turismo del comune di Ragusa, dottoressa Licitra. Gli uffici hanno seguito questa lettera, e allora nella determina è uscito c'è fuori l'assessore al turismo. No, io chiaramente, al di là della facile battuta, ho voluto cogliere questa determina, perché praticamente ripropone la questione non risolta dell'anno scorso di quel famoso accordo con i comuni del Val di Noto per la partecipazione a 12 fiere internazionali. Ma quest'anno c'è anche? Intanto i soldi sono stati stanziati, sì, per la tassa di soggiorno, i 40.000 euro. Il fatto che l'assessore Licitra sia andata a Noto per la riunione, le cose, ci fa temere che l'accordo venga riproposto. C'è un accordo completamente a perdere, perché abbiamo visto che o si ci va... Il problema è che del protocollo dell'anno scorso su 12 fiere non abbiamo avuto un resoconto nemmeno di una fiera. Non si è saputo nulla, al di là di 3-4 fotografie iniziali, Io ho visto alcune foto che addirittura erano drammatiche, la presenza a Pestum, che c'era soltanto un depleantino della Sicilia. C'erano anche i giornali di Siracusa. Io una volta citai il link in un articolo dove uno dei responsabili della missione disse: siamo qua per propagandare i quattro comuni della provincia di Siracusa. Al di là di questo, c'era stata in estate una conferenza stampa a Palazzo Ducezio a Noto, nel Salone degli Specchi, dove erano riuniti tutti gli assessori. Si disse in quell'occasione che
prima, alla fine di ottobre, quando si sarebbe chiuso il ciclo delle 12 fiere, si sarebbe avuta una conferenza stampa per rendicontare il tutto. Non c'è stato nulla. Dobbiamo dire che l'assessore Licitra in quell'occasione puntualizzò, e la cosa fece scalpore, puntualizzò che avrebbe voluto ascoltare gli operatori economici del settore di Ragusa per verificare i vantaggi di questa iniziativa prima di firmare per il 2020. Però questa è rimasta solo una enunciazione, sì, perfetto, e non è stata seguita. Allora, io praticamente ho voluto risollevare questa discussione perché, a detta di molti, non solo mia, che fra le altre cose il mio parere può essere di scarso valore, ma questa iniziativa penso che non ha portato a nulla, al di là della cifra, che senti, poi non è una cifra iperbolica. No, però voglio fare due considerazioni. La prima è questa: criticabile o non criticabile quello che ha fatto Ciccio, ma almeno c'era una figura e qualcosa l'ha fatta, è andata, ha parlato, ha incontrato, si è fatto. Il fatto che ci sia una fiera che ci va un altro completamente, e noi ci mettiamo i soldi e nessuno parla per noi, permettilo, non mi pare una bella cosa, no? Questo era per esempio una delle cose che a cui si doveva badare, sì, partecipare a questo protocollo con i comuni della Val di Noto, però avere qualcuno che va, non dico in tutte, ma nella maggior parte di queste fiere, ma soprattutto poi, quando si va, tu che sei esperto di questi appuntamenti, devo dire che ne ho girate tantissime. Quando si va in un appuntamento di questo livello, occorre portare del materiale, occorre portare delle promozioni, occorre dei video, delle cose. Cioè, praticamente ho l'impressione che di Ragusa, se non qualche semplice deplan, non sia arrivato nulla. Barone ha questo dono di natura che qualunque cosa fa, una volta con l'attrice in bicicletta, una volta con il giornalista per i luoghi di Montalbano, ma cosa anguccia? Qualcosa porta a casa, non soffio sulla pasta fredda, insomma. Andiamo avanti su questa risposta di Ciccio Barone, perché volevo, visto che tu stai molto nel comune, pare che ti vogliano fare consigliere comunale ad onore, visto che sei seduto sempre là sotto e all'ultima fila, ti vogliono fare consigliere, qualche volta voterai pure, no? Alzerai la mano, per dire. E diceva Ciccio: abbiamo azzerato i fondi per gli aeroporti, cioè che erano quelli della tassa di soggiorno, abbiamo deciso di non darli all'aeroporto. Questa cosa ti risulta? Questa cosa praticamente noi abbiamo intanto quei famosi 180.000 euro ai tempi dei grillini, sì, e praticamente questi, inspiegabilmente, appena questa amministrazione si insediò, c'è una determina che parla, nel luglio del 2018, quindi proprio si premurarono a dare questi 180.000 euro che, fra le altre cose, mi pare che tu in un'occasione hai avuto modo di ricordare che in una riunione dell'osservatorio sono venuti i vertici della... Allora c'era Cappello e Meli. Cappello e Meli che proprio sollecitarono questa elargizione che ancora era parte fissata. Però cambiandogli la dizione. Questo è un'altra, anche per questi fondi erogati, questi 180.000 euro, là fu una cosa delicata, perché tutto quello che viene deliberato dal Consiglio Comunale, se devi cambiare destinazione, dovrebbe essere il Consiglio Comunale a deliberarlo. Invece là, da nuove rotte aeree si passò a promozione del territorio con società, sono tutte cose che potevano contorte, essere utilizzate. Secondo me la risultante fu che questi soldi entrarono nella cassa della Soaco e poi come li hanno utilizzati non è dato sapere. Ma questo però i soldi del 2017? Questi sono 2016, 2017. Invece ora i problemi negli ultimi due piani di utilizzo fatti da questa amministrazione, c'erano somme congrue, al solito, con l'escamotage di mettere tutto in un calderone, c'erano oltre 300.000 euro, 330, 340, per queste azioni di co-marketing, di promozione del territorio. Cosa. Ora pare che fortunatamente questi soldi non siano destinati più all'aeroporto e prenderanno un'altra destinazione. Però non ci viene detto come la prenderanno e chi soprattutto deciderà su questa destinazione, perché c'è quel discorso
ormai atavico dell'osservatorio che ecco, pretenderebbe su di questo, decidere. Su questo l'osservatorio a norma di regolamento deve solo controllare e verificare come sono stati spesi i soldi. Chi decide è la Giunta su approvazione del Consiglio Comunale. Chiaramente si ascoltano le organizzazioni di categoria, si ascoltano i consigli, si ascoltano noi, ma che questa composizione dell'osservatorio abbia la pretesa di dover imporre questo scelte. Mi permetto un po' di dissentire, nel senso che io non credo che non serva a niente, però quando fu stabilito il regolamento l'osservatorio, scelto con uno di qua uno di là, aveva anche il compito di suggerire, fermo restando che l'amministrazione era liberissima di dire quello che voleva. Ho detto poc'anzi che il Consiglio Comunale deve tenere conto dei suggerimenti. Dei suggerimenti. Tra le altre cose sono Federalberghi, sono associazioni di categoria che sanno il fatto loro, non sono gli ultimi. Però c'è questa cosa che questa tassa di soggiorno, vorrei ricordare che dal mese di settembre del 2019 il consigliere Tringale del Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione dove chiedeva di conoscere la destinazione puntuale dei soldi della tassa di soggiorno dell'anno prima, quindi del 2018. Praticamente a tutt'oggi non gli è stata data risposta. In uno degli ultimi consigli, mi pare del mese di gennaio, l'assessore Baroni si alzò e ci disse, vi do la mia parola che quanto prima sarà data risposta a questa interrogazione. Io riconosco che non è giusto che dopo tre mesi ancora il consigliere attenda la risposta, però non è ancora al momento non è avvenuto. E ancora, se permetti, comunque abbiamo anche, io faccio parte dell'osservatorio, no? E anche questa, abbiamo il nuovo presidente, la signora Carlotta Schirinà, però non ne vedo convocazioni. O forse ce n'è stata una, dall'ambito. Oggi l'osservatorio non avrebbe motivo di essere convocato perché i soldi della tassa di soggiorno devono ancora cominciare a spenderli. Al momento l'osservatorio potrebbe riunirsi per vedere come sono stati spesi quelli dell'anno prima. Che sarebbe del 2019. Questo osservatorio è stato sempre esautorato perché quando si è insediata l'amministrazione Cassì, col fatto che era all'inizio che ancora i consiglieri lo utilizzano per pagare gli stipendi. No, non lo hanno nemmeno convocato. Quando in una delle ultime riunioni fu indicato come nome della presidente il nome della signora Schirinà, praticamente il sindaco si era alzato, aveva chiuso la riunione dicendo: prima di procedere alla elezione, gioco forza, dobbiamo cambiare il regolamento di questo, perché là il problema era posti c'erano perché in pratica oltre ai due di Federalberghi tutte le associazioni di categoria, quindi CNA, consorzi, dovrebbero indicare solo una persona alla riunione. Questo anche creando, diciamo così, delle lungaggini e cose del genere, sono sedute 8-9 persone e ognuno con il diritto di parola. E allora il sindaco si rese conto e dice: dobbiamo cambiare il regolamento. Invece la signora Carlotta Schirinà è stata eletta, ma il regolamento non è stato cambiato. Ma dovrebbe essere cambiato anche il regolamento dell'utilizzo, perché l'utilizzo dei fondi è stato stabilito dal Consiglio Comunale di Ragusa quando c'era Piccitto Sindaco, con le opposizioni che avevano studiato il regolamento per bloccare l'utilizzo dei soldi immotivati. Il regolamento dovrebbero essere intanto super partes, non dovrebbero avere una paternità però, grillina o dell'opposizione o dell'amministrazione. C'era un motivo preciso, perché siccome si parlava delle grandi spese dei 5 Stelle nel settore delle manifestazioni, degli spettacoli e compagnia bella, si pensò bene di dire che i soldi della, siccome il regolamento è quello, i soldi della tassa di soggiorno permettono solo una spesa del 5% per manifestazioni che poi dovrebbero essere altamente tradizionali, è da rivedere. Il problema è che se tu utilizzi i soldi della tassa di soggiorno, che devono essere sempre al servizio del turista,
puoi spenderli per una manifestazione che, diciamo così, diventa un motivo di venuta per il turista, perché però, gli dai questa manifestazione. Qua siamo finiti, che, ma non dico solo questa amministrazione, abbiamo foraggiato la sagra di paese, la festa patronale, appunto, bisogna cambiare la festa religiosa e cose di questo genere. Perché d'altra parte, con le ristrettezze di bilancio, questo fondo congruo della tassa di soggiorno è diventato un pozzo di San Patrizio dove tutti cercano di attingere. E poi all'inizio di questa amministrazione c'era l'assessore, allora l'assessore Salomone camminava con un fogliettino a quadretti dove a matita c'erano appuntate tutte le sollecitazioni dei vari consiglieri, dei vari assessori. E io proprio la colsi in un momento quasi, non dico di disperazione, ma di scoramento, perché... cioè, si sentiva pressa da tutti i vesti per una cosa. Però, anche il compito di un assessore al turismo poi diventa difficile, opprimente, perché tutti ci mettono, poi sai, qua praticamente c'è stata una tirata di giacca da parte di diversi assessorati, hanno cercato di attingere a questo fondo. Beh, anche certo, perché forse è più perché facile. È un fondo libero, è facile, basta una delibera ma questo però non si può fare così, non si può fare. Infatti io qua tornerei a un'altra cosa, perché poi facci fare un poco di, dobbiamo essere malelingue, no? Che piacere c'è. Allora, io dico che secondo me, e l'ho detto anche la scorsa settimana, ecco, le opposizioni sono latitanti. Perché tu dici, per esempio, Tringali ha chiesto 8 mesi a ottobre di sapere Conte ha ragione, ma Tringali non l'abbiamo visto più. Però io potrei dire che Tringali non viene, perché se uno chiede una norma del regolamento e dopo 3 mesi e dopo reiterate sollecitazioni non trovano conto, e viene a chiunque a dire ma fatelo voi il consiglio. No, però devi stare lì e devi fare opposizione. Ascolta, tu pensi che il movimento, per esempio 5 Stelle, che è la forza di opposizione maggiore, stia davvero facendo il lavoro dell'opposizione oppure no? Abbiamo già accennato. Io sul lavoro di opposizione ho una concezione particolare, l'ho anche scritto. Questa non è opposizione. No, opposizione era quella del quinquennio grillino, però poi non si concretizzava e soprattutto andavano sempre a reiterare le solite questioni di bottega, le cose, senza dire che l'opposizione grillina a buona parte era cumbarfiata con i grillini, e quindi definire i contorni di questa opposizione era molto difficile. E qua si può dire che opposizione non ce n'è, ce n'è poca. Oserei dire fanno più opposizione territorio o Ragusa in movimento con i casi che sollevano, per esempio ieri la porta di Marina di Ragusa ha sollevato questo problema della perequazione di aree, delle cose che dove, che se fosse vero, cose che non riguardano questa amministrazione, certo. Però si dovrebbe fare luce un po', come il discorso di quella strada incontrata nave che era privata, poi c'era il flusso veicolare pubblico mentre l'illuminazione la pagava il comune, ma non si voleva prendere la responsabilità. Ci sono queste cose. Senti, dobbiamo chiudere, perché abbiamo superato il limite. Però io reitero anche quella richiesta che avevo fatto qualche giorno fa, di poter incontrare l'assessore alla cultura, che con molta gentilezza, io gli ho accordato giustamente, gli ho detto che poteva avere ragione, e mi ha detto, cioè, sai, sono ancora qui da poco, non mi sento di venire, dammi il tempo di mettere su qualcosa. Ora sono passate 3 settimane, quasi un mese. Quindi sarebbe forse occasione, vediamo, la inviteremo nuovamente per vedere se viene qua. Ci sono molte cose che bollono in pentola, non ultimo la convocazione della commissione che tutti hanno deciso all'unanimità di fare senza gettone di presenza. C'è in itinere una commissione da fare al Castello di Donna Fugata per andare a verificare questa mostra, com'è questo fatto della mostra, della collezione di Abito Antico e cose del genere. Poi sai, un giorno c'è un consigliere indisposto, un giorno... Allora, si conviene a tutti non farla. Però di qui a poco, diciamo così, si dovrebbero sapere molte cose, sia nel campo culturale, perché questo assessore prima o dopo deve esternare quella che è la sua linea,
per quanto fra le altre cose linea già tracciata da quello che aveva stabilito prima Cassino, aveva già avviato. Per il turismo e per la tassa di soggiorno ci devono essere dei chiarimenti necessari, quindi aspettiamo. Va bene, grazie allora a Cesare Petrucchino, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Questa è Teleiblea. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Per palchi diversi e la stagione teatrale del comune di Ragusa, al Teatro Marcello Perracchio, sabato 15 febbraio alle ore 21, domenica 16 febbraio alle ore 18, la novità assoluta della compagnia Godot, il Teatrino delle Meraviglie, una farsa comica divertente di Miguel de Cervantes, con l'esuberante regia di Vittorio Bonaccorso. Al suo interno un omaggio a Gianni Rodari con un'operina tutta cantata. Musica, colori, ritmo, divertimenti, uno spettacolo originale adatto a tutte le età. Non perdetelo, 18 attori scatenati sulla scena. Prenotate il vostro posto da Beda Matri in via Coffa a Ragusa. Vi aspettiamo. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Simpatica chiacchierata dopo l'intervista con Ciccio Barone, con l'amico Cesare Pluchino. Allora, chiudiamo. Parliamo di sport. Gianni ieri non ha parlato di sanità piuttosto che di sport, oggi lo fa perché gioca la Passalacqua domani. Allora, due parole sul Parco degli Iblei, perché è una struttura interessante, ma fino a un certo punto c'è qualcuno che è preoccupato. Qual è la cosa che mi preoccupa? È l'autorità di gestione. Pensate, la governanza del parco sarà composta da 8 membri, 5 nomina ministeriale, 4 scelti dalle ambientalistiche, e fa 9, vabbè, uno sarà. Poi gli organi dell'ente parco saranno, sarà il presidente nominato dal ministero, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, la comunità di parco, il collegio delle revisioni dei conti. Noi così ci siamo sempre infossati, quando su queste vicende c'entra in qualche modo la politica. Ho molta paura, sì, no, forse. Questo parco anche in molti sono dubbiosi. Vedremo. Ora vi lascio con la pagina sportiva, vi ringrazio per la cortese attenzione. Noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Non abbiamo parlato, come sempre succede, non abbiamo fatto il commento del lunedì sulla giornata sportiva, proprio perché questa settimana abbiamo una infrasettimanale, nel caso particolare della pallacanestro, particolarmente importante, perché ritorna, credo dopo 5-6 anni, anche quella volta c'era nella squadra avversaria, se non ricordo male, Santino Coppa in panchina, il derby siciliano. All'andata il Ragusa vinse bene. Il Palermo da allora si è rinforzato, è una partita sicuramente interessante, si giocherà alle 8. Che partita è? Beh, sulla carta è chiaro che Ragusa è favorita, ma purtroppo abbiamo visto questa squadra quest'anno fare cose straordinarie contro le grandi e poi, diciamo, non farne purtroppo per 3 volte
altrettanto buone contro squadre sicuramente più modeste. Poi c'è stato anche questo discorso che riguarda i Vibeque. Sapete che la società ha ritenuto di dover così far sapere il suo pensiero attraverso un comunicato stampa nel quale diceva sì, Vibeque ha giocato nella nazionale, ha risposto alla convocazione della nazionale nigeriana giocando, se non vado errato, contro il Senegal, e poi è sceso in campo e ha giocato 12 minuti, credo che abbia fatto 4 tentativi e 0 punti. Beh, il discorso di Vibeque è sicuramente un discorso che va ponderato, perché questa giocatrice manca credo da 7-8 domeniche, era sicuramente una giocatrice molto forte, ma la passalacqua ha dovuto giocare in pratica con due solo stranieri. Se ha rimediato abbastanza bene, tutto sommato, sia pure nella diversità dei ruoli, all'assenza di Martina Kacerić, con Marzia Tagliamento purtroppo non ha potuto ovviare a quella di Vibeque, che è stata almeno 3 o 4 volte in panchina e al referto, ma non ha giocato. Ovviamente lei può dire che nelle ultime giornate non ha giocato perché l'allenatore ha ritenuto più opportuno non schierarla, perché magari non la riteneva ancora a punto. Qua veramente è molto complesso arrivare a stabilire quali sono i limiti da un lato e dall'altro. Certo, io oggi ho visto che si allenava un po' come tutte le ragazze della Passalacqua alla Basaki, aveva una specie di mascherina davanti, poi invece quando è andato via se l'è levata. A vederla sembra che stia bene, però naturalmente il fatto che uno cammini normalmente o faccia il tapirulano o faccia i pesi non vuole assolutamente dire che è in grado di affrontare una partita. Sono sicuro che lo staff tecnico, la dirigenza e soprattutto Gianni Recupito sanno perfettamente come comportarsi, e quindi domani sera vedremo se avremo, oltre che al referto, dove penso che sicuramente ci sarà, avremo in Vibeque anche in campo. Tra notare che è una partita di particolare importanza, perché domenica prossima il Ragusa gioca, no domenica, cioè domenica credo direttamente, se non vado errato, se non sabato sera addirittura, gioca a Venezia. Ora la partita con Venezia è una partita molto particolare. Innanzitutto il Ragusa dovrebbe cercare di farla sua, per mantenere quantomeno il secondo posto, e poi può sempre sperare che Venezia batta Schio, a parte il fatto di infortuni per strada che possono capitare sia a Ragusa che a Venezia che a Schio, infortuni nel senso di partite nelle quali parte favorita e poi perde. Dicevamo, quindi una partita molto importante, mi auguro che venga molto gente, una partita tra l'altro che riporta il fascino veramente senza tempo del derby di un allenatore con un curriculum straordinario, io ricordo da quando è iniziato qua da noi come Santino Coppa, e anche permette per una volta tanto, ricordiamo che Palermo è l'unica trasferta che Ragusa si è potuta permettere il lusso di fare in pullman dopo aver dovuto da 6 anni peregrinare attraverso l'Italia e l'Europa. Mi auguro che ci si diverta, e sono certo che comunque la Passalacqua ce la metterà tutte nel tentativo di rimediare all'infortunio, questa volta abbastanza pesante, di domenica scorsa. Devo dire che comunque il Palermo ce la metterà tutta anche dal lato suo, quindi sono tutte le prospettive per una partita interessante. Ricordo che si gioca alle 8. Per quanto riguarda ancora la pallacanestro, continua la marcia veramente inarrestabile della Virtus, che ha ripreso la vetta della classifica, ora domenica gioca in casa e quindi attende di vedersela con l'Alfa Catania. Devo dire, sta facendo ancora una volta la squadra dei ragazzi di Massimo Guerrero un campionato straordinario. Complimenti. Veniamo al calcio. Al calcio il weekend era stato, cioè durante la giornata, non c'era giocato sabato, giocavo domenica, ha perso il Pro Ragusa, che adesso deve cominciare a stare molto attento anche in chiave retrocessione in pienissima zona play-out. C'è un campionato che è già falsato dal fatto che le squadre si sono ridotte. Ha perso il Ragusa all'ultimo minuto dopo essere stato in vantaggio, essere stata rimontata. Questa è una sconfitta che ha un'importanza notevole ma non assoluta, perché tutto sommato ormai il Ragusa è un discorso esclusivo di play-off, quindi il trucco è di cercare di farsi trovare nella posizione migliore quando finirà il campionato. Questa sconfitta non ci sta, chiaramente non fa bene, però non è irrimediabile. Devo dire che la squadra ha lottato, continua a battersi. Io penso che questa Ragusa, davvero, vista le vicissitudini, i problemi che ha avuto,
stia facendo tutto sommato bene, mi auguro che possa fare ancora meglio, ed è comunque importante che i tifosi continuino a seguirla con la stessa passione. Passiamo al Marina. Il Marina ha pareggiato 1-1, non so se questo è il gol, vediamo un po'. Sì, questa è la rete di Mauro. È dato in vantaggio al 27esimo del primo tempo, è stata ripresa nello stesso minuto della ripresa. È stata ripresa su un rigore che dire inesistente è poco, ma il collega, il giovanissimo collega venuto da Giuliano, direttamente lui non è venuto con la squadra, è venuto per i fatti suoi, per Giuliano, un giornale di Giuliano, un giornale online, uno tra i ragazzi più educati, veramente cortesi che mi è capitato di conoscere, mi diceva, ma dice, se questo rigore ti pare inesistente, intanto ne vedete uno che sicuramente, non, forse non lo è, ma è sicuramente più rigore di quello che il Marina si è visto assegnato con. Dice, se avessi visto i due assegnati a contro il Marina a Giuliano e soprattutto il secondo, questo dice è paradiso. E questi sono purtroppo punticini che pesano, nel caso particolare avrebbero potuto essere due, anche se bisogna riconoscere che Giuliano è una delle migliori squadre che mi è capitato di vedere e che poi nel secondo tempo ha praticamente, e forse lo vedete ora, addirittura a mio avviso c'era, se c'era qualcosa era un fallo dell'attaccante Giuliano. Il Giuliano mi è parso una delle squadre migliori e comunque ha tenuto nel secondo tempo, almeno fino al rigore, ma in parte anche dopo, ha praticamente prestato il Marina nella sua area. Questa è una delle rare occasioni in cui ha avuto il Marina di venire fuori per provare a rimontare. Comunque, al momento è la squadra meglio piazzata nei play-out e a 4 punti dalla zona salvezza diretta, ma la squadra c'è, è viva, ricordiamoci che viene da 2 trasferte, da 2 vittorie in trasferte, campi importanti come Nola e Messina, quindi io penso che si debba essere fiduciosi. Certo, ha sempre qualche problema, infortuni, roba simile, però la squadra ormai si è adattata benissimo al campionato di Serie D ed è sicuramente una realtà, non c'è niente da dire. Poi le cose possono andare nel modo come uno spera o meno, ma sicuramente al di là dell'episodio del rigore, che comunque è grave, e tutto quanto, il Marina ha dimostrato che ha tutti i diritti di stare in una serie nella quale ci sta benissimo, perché non è inferiore a nessuno, perché ha dimostrato di poter essere anche meglio di molte altre squadre, perché in ogni partita si è sempre battuta alla pari contro qualsiasi avversario, Palermo compreso, e continuo a dire che il Palermo le ha mezzo fregato la partita, mentre il Palermo intanto ha guadagnato qualcosa, altri 2 punticini, e si avvia ad andarsene finalmente da questo campionato. Ci fa piacere per il Palermo, non è squadra certo che può stare in Serie D, oltretutto il campionato viene in qualche modo ad essere falsato, il Marina domenica giocherà a Troina, che ha perso nettamente a Castrovide, e quindi purtroppo non sarà certo contento. Questo campionato ha il problema che, arrivati a un certo punto della stagione con una sola promozione, ci sono molte squadre che magari sbragano un po', dategli tutto il significato che volete a questa affermazione, per cui il Marina deve cercare di stare molto attento e di farsi i punti suoi, non sperare negli altri, perché non è proprio il caso di sperare. Quello che è bello è che meriterebbe veramente un premio in assoluto, e io che non leggo quasi mai Facebook, però questa volta mi è capitato di leggere, ho letto la bellissima, il bellissimo riscontro della partita qua a Marina fatta dal collega, proprio da quel ragazzo di cui vi dicevo che si chiama Garbato, ed è un ragazzo veramente nomen est omen. Questa dice, ha riconosciuto al Marina una cortesia nell'accoglienza, una signorilità unica in questo campionato e su tutti i campi. Credo che questa sia una vittoria comunque, una vittoria assoluta, la dimostrazione di civiltà, di signorilità, di uno sport inteso nel modo giusto. E penso che alla lunga anche questo, che in teoria è una, che come dicono sempre, una qualità immateriale, abbia il suo peso, perché Marina non ha nessun avversario che ha motivo di avere asti contro di lei. Può trovarsi dati rigori assurdi, questo non è nel primo e purtroppo non temo che sarà l'ultimo, ma comunque sempre onorato il suo impegno sportivo. C'è una squadra che affronta l'avversario cercando di batterlo, però con tutta la sportività, la signorilità, la dignità possibile, e poi è un vero e proprio culto dell'accoglienza, merito della società, merito di uomini di calcio vero come Cesare Sorbo e un po' tutti i dirigenti. Quindi complimenti, e ci auguriamo che questo punto, che in qualche modo è stato
non ripaga tutto quello che il Marina avrebbe potuto ottenere con un pizzico di fortuna e un arbitro un po', non posso dire prevenuto, diciamo, un arbitro un poco più attento, diciamo così, lo riprenda da qualche altra parte. Per il resto devo dire che non c'è molto di particolare, sono iniziati i campionati di pallanuoto giovanili, c'è una vittoria e una sconfitta delle squadre ragusane, c'è la sconfitta della pallamano, c'è anche la sconfitta del futsal. È un momento, è quel momento particolare dei vari campionati in cui ci si avvicina alla fase finale, tranne il Marina, che comunque penso non dovrebbe avere grandi problemi, il Ragusa e la Passalacqua e la Virtus puntano a traguardi che parlano di salire o di scudetto e non di scendere, e questa è una gran bella cosa. Magari